questo punto io dico che faremo di tutto ovviamente per vincere la partita latina, ma io credo che in queste tre partite, se riuscissimo a fare 6 punti, sono delle possibilità per andare nei playoff, tenendo conto che abbiamo, a parte col Modena, che però è avanti, e a parte con l'Empoli, che comunque è avanti, abbiamo tutti gli scontri diretti a favore con tutte le squadre, quindi è arrivando a pari come avere un punto in più. Perché ce l'abbiamo a favore con l'Avellino, ce l'abbiamo a favore col Esatto. Trapani, col Cesena, col Crotone, col Carpi, col Lanciano, con lo Spezia, perché Tutti. abbiamo No, vinto 2-0 e perso 1-0. Quindi alla fine è come avere un punto in più. Quindi l'ideale sarebbe appunto riuscire a fare ovviamente più punti, però penso che si possa anche raggiungere i playoff con 6 punti. Pardon, la partita decisiva sarà quella comunque di Padova, perché gioca è quella in mezzo alle tre, cioè quella col Padova. Nel senso che se ti va bene, poi hai quell'altra. È vero che dopo avresti, diciamo che abbiamo due match ball, uno te lo puoi giocare subito, l'altro te lo puoi giocare dopo ancora, però quella lì credo che sia quella determinante. Quindi ecco, per quanto ci riguarda, ovviamente cercheremo innanzitutto di andare a fare il risultato latino, questo è fuori discussione, pur sapendo della difficoltà della partita, perché insomma se una squadra era prima di questo turno terza in classifica, vuol dire che ha delle grandissime qualità, e quindi dovremo fare una partita di grande spessore. No, e Chiaro? poi perché comunque tu gli hai fatti 63, ma con la penalizzazione comunque hai dovuto sempre È rincorrere. chiaro? E l'obiettivo, come si è sempre detto, era quello di salvaguardare la categoria, perché se metti che parti male o a un certo punto ti trovi come nel fine girone d'andata, che sei a 3 punti dai playout, fai un paio di partite negative, ti trovi nelle ultime 4-5, poi si sa che tirarsi fuori da lì diventa dura. Vediamo adesso squadre di grandissima qualità, perché il Novara e il Varese e il Padova erano partite fondamentalmente per puntare ai playoff, ma non detto da me, detto dai club. E infatti si vede anche poi le campagne acquisti che hanno fatto. Quindi quando ti trovi lì poi è dura tirarsi fuori. Noi abbiamo avuto questa grandissima capacità di essere sempre stati fuori dalla. Però fino a quando poi non è, quando sei a 3 punti da quella zona calda, insomma non è semplicissimo, perché comunque devi sempre guardare dietro, devi rincorrere, chiaramente questo ti fa spendere veramente tanto. Inevitabilmente non hai mai potuto giocare con un minimo di tranquillità e di serenità. Ho letto quello che ha detto, e al di là che mi fa molto piacere le parole sullo staff, sulla squadra, questo ovviamente ci fa un grande piacere. Tra virgolette, mi dispiace per lui, ci fa piacere che non giochi, ovviamente. Beh, ha detto quello che lui pensa, quindi come giusto che sia, che ognuno dice quello che pensa e che sa. Poi Posteri Non so come, l'arbitro. io chiaramente l'aspetto economico-finanziario del club non lo so, e neanche quanto sono gli ingaggi e tutto il resto. Di conseguenza non, mi astengo, perché non è peraltro di mia competenza. Va bene, dai, intanto, insomma, io che penso che per un ragazzo della sua età essere titolare, a parte già aver fatto i minuti precedenti, e aver fatto anche gol, credo che uno abbia un entusiasmo incredibile, e la maggior parte, ancora di più partendo da titolare. Quindi direi che sotto questo aspetto sta bene. Poi ha recuperato benissimo dalla botta alla gamba, quindi sicuramente, anche perché Ma a loro hanno proposito, gente di esperienza che ha qualità, sono più o meno e poi credo che siano delle migliori difese della,
della Serie B, se non vado, se non sbaglio, il latino, quindi tutto sommato sarà un test, però d'altronde questi siamo e ci fidiamo di Capelluzzo, come di Rafa Giordà, come di Monni, che probabilmente verrà convocato perché, come terzo attaccante, che è l'altro 96 della Primavera. Adesso abbiamo ripreso, domenica e sabato abbiamo giocato a 4, no, martedì, per alzare un po' più gli interni, per cercare di dare un po' più di presenza, come dissi, a fine partita, tenendo conto che questa settimana ci abbiamo lavorato, ma è tutto l'anno che bene o male abbiamo sempre lavorato la difesa 4, anche se ultimamente avevamo lasciato un po' andare come tipo di esercitazione perché avevamo sempre giocato a 3. Adesso lasceremo più andare quella a 3 perché tanto bene o male ci abbiamo giocato tanto, quindi tutto sommato riprendiamo quella 4 per poter poi decidere di volta in volta quella da poter utilizzare, anche in funzione magari di come sono gli schieramenti avversari, ovviamente. Ma ultimamente giocano, hanno sempre giocato 5-3-2, cambiato poco, poi ovviamente mancando sia Jonatas che Paolucci potrebbero magari cambiare qualcosa, però chiaramente noi non lo potremo sapere se non chiaramente quando andiamo in campo. Penso tutto sommato che se una squadra è caratterizzata in un certo modo andrà avanti così, come abbiamo fatto noi. Purtroppo noi abbiamo dovuto cambiare non per vezzo dell'allenatore, ma per tutta una serie di motivi, appunto. Prima per un verso, poi per un altro, poi perché sono cambiati gli attaccanti, poi dopo devi recuperare qualche, prendere meno gol, però dopo alla fine ne facevi pochi, allora adesso devi cercare di tagliare, cucire, risistemare ogni volta. Quindi questo, però quantomeno la squadra nostra è stata comunque caratterizzata indipendentemente dai sistemi di gioco. Ma allora leggevo che c'era lo stadio pieno, esaurito, quindi beh, ma insomma, fa piacere, no? Insomma, meglio sempre andare a giocare quando ci sono gli stadi pieni, no? Che non con gli stadi vuoti, al di là di tutto, perché comunque è sempre un piacere. Cioè, andare in uno stadio con poca gente, cioè, mette un po' di tristezza, obiettivamente. Poi anche uno stimolo. Sì, quello sì, ma in generale come uomo di sport preferisco sapere che ci sia una certa cornice di pubblico, questo perché comunque è un piacere. Ma Schiavone che è chiaramente squalificato, dovremmo riuscire a recuperare Pulsetti che settimana si è allenato un po' a parte, poi chi è che c'è che è fuori? Vabbè, D'Agostino, Pamic sono ancora fuori. Questi gli altri dovrebbero essere più o meno tutti disponibili. Non basta, c'è da dire che obiettivamente a questo punto del campionato e quanto ha giocato lui, una settimana di riposo gli ha fatto solo che bene. Quindi non è quella, non è la settimana che fai a parte che poi ti condiziona un'eventuale prestazione, perché insomma comunque la nostra squadra, la fortuna nostra è che abbiamo sempre lavorato. Quindi lavorando sempre, anche se stai 2 o 3 giorni senza lavorare non hai problemi. Poi Pozzetti ha sempre giocato anche, quindi tutto sommato non credo che abbia problemi nel caso fosse chiamato a giocare su Guidalinzo.